Eccoci, è arrivato il momento del gossip e dei reality. Ne volete sapere di più? Tutti i sabati dalle 18 alle 18:30 ci colleghiamo con Paola Aspri e sapremo un mondo di gossip. A te, Paola, buonasera! Buonasera Sempre più Roberta! Dai, sfumeggiante! ciao! Ciao, Paola! Spero di esserlo, diciamo, Lo anche perché i sei, lo momenti. sei. Io a quest'ora sono abbastanza sfinita, però meno male che ci sei te che mi riporti su. Dai, allora facciamo un po' di, dai, un po' di chiacchiericcio, se così Allora, si può devi fare gli dire. auguri a qualcuno, Paola? A Voglio fare gli auguri? chi? A chi? A chi? Che facciamo? Non lo so. A chi li facciamo? Non lo sai, oggi è compleanno di Di chi? Compleanno di? Carmelita D'Urso. Ah! Ah, già è Allora, vero, partiamo Bella con l'isola, vai. D'Urso, no, è vero, hai Già ieri c'è ragione. stata una super L'avevo quasi, seratona. pensa che l'avevo fatti ieri, eh? L'avevo fatti ieri perché oggi era appunto il compleanno. Beh, compleanno di Barbara D'Urso, anni pazzeschi, Allora, vabbè, tu che cosa sei una dobbiamo dire? passionaria di lei. Beh, io sono una passionaria perché è una donna molto in gamba, solo Voglia. per questo, diciamo, ha E che una gli vogliamo dire? personalità spumeggiante. E Assolutamente. vorrei fargli anche il portaborse, dai. Ma anche il portaborse di Roberta, Mio! eh? Dai, Il facciamo portabuste un po'. della spesa, Paola. Ma dai, su. Parliamo Senti. dell'isola dei famosi. Dai, Allora, Paola, andiamo. iniziamo con quest'isola dei famosi perché ieri sera è successo di tutto. La Beh, su. famiglia lì del pugile. Beh, la famiglia del pugile, secondo me, Clemente, ha avuto la peggio, ma è la quarta volta, poverino, che va su Playa Sgamata. Ci Ma stanno a vogliamo giocare a dire, ping pong col ma pugile, eh? vogliamo dirlo, poverino, perché? Perché c'ha questa Laura Maddaloni che proprio, secondo me, Pesante, è pesante. Povero marito, povero marito. Penalizzato da una donna così, che peraltro ce l'hanno tutti con lei, hai visto pure Nicolas, Edoardo, tutti, insomma ce tutti, l'hanno non con sopporta Laura perché nessuno. non la sopporta più nessuno. È tirannica, è Sì. tirannica. Quindi Clemente se n'è riandato a Playa Sgamata, tant'è che quando l'hanno visto E c'è arrivare andata pure volte, Licia, ha andata detto volte. adesso la capannina che hai costruito insieme a Gustavo te la puoi anche godere, gli ha detto Alvin. Che poi quella famosa capannina in puntata sarebbe, diciamo, doveva essere utilizzata da Guendalina Tavassi e dal suo cuore Federico che l'ha raggiunta. Hai visto Ma quello ieri? si è attraversato il mondo, potere della televisione, per vedere da 10 minuti ha saltato pure la partita da Roma. Poverina, tutta tagliata strana, non hai visto? Sì. Guarda, io ho penato nel vedere quell'immagine di Edoardo Tavassi, che peraltro godeva da morire, ho pensato a mio fratello che avrebbe goduto altrettanto a tagliarmi i capelli, guarda, la stessa cosa. Quindi è una rivendicazione dei fratelli. Oh. E in questo caso, lei che poverina faceva così, oddio, oddio, non fare niente, non fare niente. Che poi non gliel'hanno tagliati, Ma ovviamente, no, come gli hanno devono dato una essere tagliati. spuntatina, Ecco, dai. appunto. Ecco. Comunque, al di là di questo, ma vogliamo parlare anche di cuore? Ma cuore sembra un bambascione, non so, quelli che arrivano. Hai visto quando si è buttato giù dall'elicottero, che poi, poveretto, neanche ce l'ha fatta, l'hanno dovuto prendere con la barca e portare. Ma Ma questi guarda, accredi, ma Paola, diciamo la verità. la Tavassi c'ha 40 anni suonati. Lui Sì. ce n'ha 26, Beh, però guarda, la Tavassi, al di là di tutto, è eh? una No, lei se bella li porta donna, bene. dai, se li Se li porta porta bene. bene, fumeggiante, devo dire che poi alla fine dicevo che era un po' antipatica, un po' invadente, però fondamentalmente è una genuina, Sì, che se sì. ti deve dire una cosa te la dice. Ma la cosa più divertente è stata Carmen Di Pietro, Oddio, col quando hanno figlio. vinto, no, aspetta, poi col figlio, quando ha vinto tutta quella parmigiana di melanzane, no? Che se l'è messa dappertutto, una cosa abominevole, guarda. E il fatto del figlio che finalmente ha trovato pane per i suoi denti, perché sono sbarcate le tre naufraghe d'eccezione, appunto, la Enger, la Enger Junior, la figlia di Eva Sì. Enger, e poi Mercedes. anche Sì.
Mercedes, poi Maria, come si chiama? Me la Maria dimentico sempre. Laura, Maria l'ex Laura di De Visis, Brosio. Maria Laura De Visis e poi Fabrizia, appunto, la buona sorte Bellina, eh? dei Avanti. Beh, carina, sì, peraltro prima ha detto che gli interessava Alessandro, poi ha detto che gli interessava Nicolas Vaporidis, ma Sì, Nicolas Vaporidis si sa che è fidanzatissimo. fidanzato, fidanzatissimo, quindi non c'è niente da fare. Però Alessandro potrebbe avere qualche chance con Maria Laura De Vitis, perché ha detto che è un ragazzo a modo, molto per bene, molto Sì. carino. E Carmen Di Pietro ha tremato, non so se hai visto al momento del televoto che cosa ha detto. Sì, c'ha questa faccia così da Santarella, però dice sono le peggiori. Ma dilla tutta, sei gelosa, sei Poveretto gelosissima, sei... Ma non se ne può più, dai, è troppo quell'Alessandro, invadente. eh? Con Una Alessandro, dai. vittima. Poverino. Avere una mamma così, io chiederei risarcimento come figlio. E poi parliamo di Blind. Blind oltretutto sta, posso dire, sul pirolo a parecchie persone, lo Antipatico abbiamo visto. Blind, Antipatico, ma sta antipatico anche alle nuove eh? arrivate. Sì. Quindi pensa un po', l'hanno proprio detto Tutti. palesemente. Tutti che non ne possono più. Quindi, quali sono gli antipatici del gruppo selvaggio? Diciamoli, Blind, Blind. Laura Maddaloni e Clemente Russo, no, poverino, dai, Clemente Russo lasciamolo stare, è solo un penalizzato Senti, dalla Lori del moglie. Santo? Beh, la Ridenzante ormai è al televoto con Laura Maddaloni questa Appunto. settimana, quindi Ce la la farà? Ridenzante. Ma guarda, io posso dire una cosa, Lori del Santo è un po' sottotono, in questa isola, la vedo molto, molto nevrotica, molto su di giri, non lo so, forse l'età che avanza, cioè quando diventiamo un po' più grandi ci abbiamo tutti un po', come posso dire, dei problemi per cui lamentarci, però secondo me lei si lamenta troppo, dai, sto Sì, ma quello è veramente, carattere, perché è Barbara Russo hanno la carattere. stessa età, eppure è diversa, eh. Sì, infatti lei è caratterialmente, poi è una bilancia, ricordiamo che è anche una bilancia, per Una cui dovrebbe lamentosa. avere, beh, lamentosissima, poi deve sempre fare la parte della prima donna, capito? Questa Non è prima uno donna che... stereotipo, Paola, non è uno stereotipo, non è come la Di Pietro, non è come... Sì, è uno stereotipo, però mentre la Di Pietro è più scherzosa, no? Se vogliamo, e la prendi più come una situazione paradossale, tutto quello che dice... lo prendi come un qualcosa di veramente, come posso dire, come un personaggio di comico, no? Sì. Mentre Lori del Santo, quando dice una cosa, la prendi seriamente, perché lo dice con un piglio diverso da quello di Carmen Di Pietro. Anche quando Carmen Di Pietro è gelosa del figlio, ma sembra veramente una commedia dell'arte, dai. Invece Lori del Santo no, è È una più coppia scoppiata perentoria. apposta, insomma, già Sì, sin dall'inizio. infatti, Ma il infatti. povero Marco Cuculo. Ma Marco Cuculo, poverino, non, evidentemente ha avuto una madre che non l'ha seguito molto e ha trovato un'altra madre in sostituzione della madre vera. Scusami, ma adesso l'ho dovuto dire. Perché sinceramente vedo proprio che lui, poverino, è un figlio acquisito. Ho quella voce, c'ha È un quella bravo voce così, particolare. se potevo dire, sì, così, no? Poverino, veramente. E poi diciamola tutta, è un personaggio, è un uomo che non gli va di fare niente, quindi ha Grazie. Ma hai attaccato il sentito in cappello. Dai, un'intervista a su. chi, il giornale di Signorini, che cosa ha detto? Sì. No, io amo tanto Lori, sono tanti anni che siamo insieme. Vabbè, che vorresti fare nella tua vita? No, ma io non voglio lavorare. Non voglio fare niente. L'ha proprio Mamma, guarda. dichiarato. Ma lo sapete quanti uomini non vogliono fare niente che non sono anche famosi? Io ne conosco tantissimi. Anche i mogli di persone, mariti di persone che I famosi conosco. Dai, su. attacca cappello, eh? I famosi scansafatiche, quelli che noi ce ne sono tantissimi, Al non è che. femminile o al No, qua non maschile? ce n'ho nessuno, intorno, perché mi guardavo con la. Lì c'è il Ma... gattino. Lì c'è il gattino che non so che fine ha fatto oggi, Se ne va, è dire la autonomo, è verità. Se ne autonomo. va, è autonomo. Allora, tornando all'Isola dei Famosi, parliamo di Roger Balduino, il bello della diretta, ma non solo. Abbiamo visto ieri poi che Stefania, che era su Playa Sgamata, è stata fatta andare apposta,
nell'altra spiaggia a fare un confronto con Roger e con Beatrice, perché Beatrice stava per andarsene. E tutti gli altri naufraghi erano concordi nel dire che questa accoppiata tra Beatrice e Roger era più azzeccata che con quella con Estefania. Perché? Perché ovviamente dicevano che era più cavaliere nei confronti di Beatrice, aveva un altro tipo di atteggiamento. Ma Roger ha giocato molto bene le sue carte, perché davanti a Estefania, diciamo che ha detto chiaramente che Beatrice sarebbe stata, gli voleva sempre bene, però sarebbe rimasta un'amica, mentre avrebbe voluto conoscere di più al di fuori dell'isola Estefania. E con questa bella favoletta, Estefania se n'è ritornata a Playa Sgamata praticamente. Ma insomma, tutti quanti, anche in studio, sono stati concordi, soprattutto Nicola Savino, nel dire che è un bel paraculmine, per non dire qualche altra cosa. Ed è un personaggio, ed è un uomo che vuole stare con il piede in due staffe, ma ci voleva poco a capirlo. Gli piace avere un harem a Roger. D'altronde, essendo brasiliano, ha il cuore caldo e non solo quello, insomma. Quindi di conseguenza più donne, oltretutto, fanno anche più audience. Ma c'è anche da dire, c'è anche un'altra ipotesi, che si sia messo d'accordo prima con l'ex, prima di approdare all'isola, e magari loro due stanno insieme, ma nessuno lo sa, hai capito? Per dare più visibilità alla coppia scoppiata praticamente. E quindi c'è questa possibilità. Ma Roger, secondo me, sa giocare molto bene le sue carte, ha capito come si riesce a mantenere l'audience, e secondo me i più papabili dell'isola, quelli che riusciranno ad arrivare in finale, sono proprio Roger Balduino e Nicolas Vaporidis. Nicolas Vaporidis, con la sua tirannia e con la sua demonizzazione Non so della se ti ricordi, spiaggia, Paolo, l'abbiamo già sì. detto nelle puntate precedenti di Vaporidis. Sì, Vaporidis è un tirannico, però in questa puntata tutti quanti contro Vaporidis, perché Vaporidis è un furbetto. Quando vede che la telecamera è a suo favore, fa la spuriata contro gli altri naufraghi dicendo che non fanno niente e che lui fa tutto. Che si era un po' Ma studiata a tavolino questa cosa. se l'è studiato a tavolino, è molto furbo, è del segno del Capricorno e sa come strategicamente operare per avere la camera a favore, non ha, se non altro è anche un attore di cinema, magari non proprio bravissimo, ha fatto qualche filmetto, commedia che poi è risultata molto importante, però insomma non è che stiamo parlando di un attore shakespeariano, però anche questo serve nella vita, quello di avere la camera a favore e soprattutto avere anche molti follower, perché se non altro Nicolas c'è ancora delle persone che sono attaccate alla sua immagine, almeno a quell'immagine che era all'inizio della sua carriera, notte prima degli esami, e quindi vive un po' di rendita. E questa cosa, diciamo, che abbiamo visto che ha creato un seguito, perché poi al televoto in puntata ha avuto la meglio sia su Nick che su Clemente. Ha avuto addirittura il 51%, pensate, il 51% vuol dire che gli altri due non sono stati per niente Infatti è considerati. tantissimo. Nick è tantissimo, quindi vuol dire che il fatto di essere tirannici può portare anche alla vittoria. Vi ricordate Ras Degan, che era un solitario, un po' ombroso come lui, è riuscito ad arrivare in finale a vincere l'edizione? Può capitare lo Ma stesso, infatti quindi. qualche puntata fa dicevamo questo, e lui è molto stratega, molto studiato a tavolino, molto partita di scacchi, insomma. È una partita a scacchi poi l'Isola dei Famosi, cioè devi riuscire a. E diciamo che poi potrebbe battersela con Roger, perché pure Roger è molto bravo strategicamente, riesce, soprattutto è anche bello, diciamo la verità, è forse il più bello, anzi no, forse è il più bello dei concorrenti. Tu che Senti, ha pensi, citato Savino, Roberta? questi opinionisti? Beh, allora Savino è eccezionale. Cioè, devo dire che riesce addirittura a scippare la conduzione a volte a Ilary Blasi. Le sue trovate, le sue, diciamo, boutade, come in una commedia dell'arte, riesce a prendere sempre la scena. Ma
Ma in questo è brava anche Vladimir Luxuria, anche se non è alla stregua di Nicola Savino, è meno brillante, però riesce ugualmente ad accattivare diciamo, le persone a casa. E devo dire che il successo, lo ripeto, di questa edizione è dovuto soprattutto agli opinionisti, che sono veramente bravi, all'altezza della situazione. Cosa dire di più? È che questa è un'edizione che anche questa puntata di ieri ha vinto su Rai 1 con The Band, ha preso il 18,3% contro il 12,2% di The Band, quindi lo Questo quindi... non è un po' una caduta molto, non è un tonfo di Carlo Conti, tu che dici? Beh, Carlo Conti ha scelto anche un programma che devo dire era già un insuccesso, secondo il mio punto di Un po' vista. usurato, Non è vuoi un dire po' usurato questo? nel tempo, certo, Un però format già trito e ritrito, questo. si potrebbe dire che è la stessa cosa anche dell'Isola dei Famosi, però l'Isola dei Famosi è l'Isola dei Famosi, non c'è niente da fare, come il GF VIP, sono quei format che non stufano mai. Il chiacchiericcio, il pettegolezzo va sempre di moda. Se non altro, per cambiare un po' la pagina e andare su un altro argomento, in questi giorni ha tenuto banco Manuel Bortuzzo, lo sappiamo chi è, Sì. si sono lasciati con Lulù e Patatrac, che è successo di tutto. Noi ci siamo, diciamo, tutti quanti sbalorditi di questa, diciamo, separazione tra i due, ma era tutto segnato, perché quanto poteva durare nella vita reale una storia d'amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Salassé? Lo spazio di un mattino, e così è stato. Se non altro, Manuel è andato a dirlo proprio oggi a Verissimo, c'è stata una sua intervista dalla Toscanin, in cui ha detto che non è stata colpa di suo padre se si sono lasciati. Lui è stato molto cosciente nel lasciare Lulù, perché non andavano d'accordo, perché lui tendeva a dire a lei come doveva comportarsi e lei da un orecchio gli entrava e dall'altro gli usciva. Quindi a quel punto ha preso un'azione drastica, quella di fare un comunicato stampa all'ANSA, dove decretava la fine del rapporto in diretta. Ma questa cosa l'hanno fatta un po' tutti nel passato, sono stati degli esempi eccellenti. Per Infatti Lulù si esempio. lamentava proprio di questo, insomma, che è arrivato questo comunicato stampa e si è fermata lì la cosa. Poi lei ha tentato di Sì. dare la colpa al padre, diciamo al suocero per capirci, al padre di lui, però insomma. Ma non è così, diciamo che Manuel era molto cosciente di lasciarla. Secondo me aveva bisogno di un po' di visibilità, tant'è che l'8 maggio va in onda il suo docufilm, Docufilm, no? sì. Esatto. Ma non vi sembra che questa cosa sia stata creata a tavolino, Mi sa proprio di appositamente? sì, Io eh. ho qualche dubbio. Ma io E pure la qualche certezza. Senti io ho Paola, dubbio e certezza, certo. la pupa e il secchione si è conclusa, una vittoria inaspettata quella di Maria Laura. Beh, una vittoria inaspettata, un po' come era successo con Soleil Sorgè, che qualche giorno prima l'hanno fatta uscire perché durava troppo il GF VIP. In questo caso è finito prima la pupa e il secchione, quindi era decretata già il fatto che dovesse vincere e soprattutto andare sull'isola, tant'è che c'è andata, avete visto, Eh insomma. sì. Ma la pupa e il secchione è finita non qualche giorno fa, è finita 2 settimane fa. Addirittura. Quindi c'erano stati molti rumors già sulla vittoria di Maria Laura De Vitis. Quindi Sì. lo sapevamo tutti che vinceva. Però diciamo che poi alla fine l'ultima puntata è andata molto bene perché ha avuto il 10,3% di share, che vuol dire che è andata molto meglio di tutte le altre puntate. Quindi la Beh, finale è certo, c'è andata la alla curiosità, grande. no, della vittoria, di sapere. Certo, Di come si conclude. bisogna. E Drusilla con Sì. Beh, Garofalo che dice che adesso stanno in crisi, causa baci e bacetti alla pupa e il secchione. Drusilla è un personaggio. Drusilla credo che, vabbè, dai, ma pretende un po' troppo da questo povero Francesco Garofalo. Cioè, diciamo la verità, ma che ha fatto, poverino? Solo perché gli ha detto, perché Malena gli ha detto vengo a dormire lì in villa e lui ha detto sì, va bene, ma io mi tengo le mani in tasca. Lei non aveva visto ovviamente quell'estratto Sì, 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 sì. di quella parte del programma Si è quando è entrata in incacchiata. studio. Uh!
Ma mi sembra un po' troppo, dai, insomma, un po' più di elasticità. Sì, Ma ma che lei cosa gli serve? Drusillacucci? Ma lei gli serve uno zerbino. Ma Certo. secondo me Francesco non è poi tanto zerbino, è sempre un uomo del Ma tu te popolo. la ricordi E gli la uomini, storia che ha esatto, avuto? con Selvaggia? Beh, io la conoscevo Selvaggia, cioè l'ho intervistata più volte, quindi Quindi. so bene com'è andata. Lui non Quindi è è uno un, morbido, no, eh? no, è un uomo del popolo e come uomo del popolo è un guerriero. I guerrieri difficilmente si, diciamo, si sottomettono, no? Assolutamente, Quindi secondo assolutamente. me fa finta a volte, ma poi ci gioca su questa cosa, ma poi bisogna vedere a casa chi comanda. E secondo me Drusilla è una di quelle nobili donne, di quelle donne tutte annoiate, che poi quando si trovano a letto con un uomo si fanno dominare. Questa è la mia Beh. idea. L'ho detta tutta, guarda, mi dispiace, ma no. Si fanno dominare, sesso a volontà, consenzienti. E certo, invece hai visto lì i secchioni, tutti smagrolati, gli Tutti uomini che facevano i. regolati, certo, sicuramente i secchioni poi, vabbè, dai, ma se Gianmarco non si può Onestini proprio fra i secchioni? Anche vedere. no, eh? Dai. Era un ex pupo ed è diventato d'amblè un secchione. Ma quali sono le qualità di Gianmarco Onestini per essere un secchione? Diciamole, Nessuna. nessuna, Nessuna. nessuna. E poi posso dire una cosa. È carino, sì, ma io guarda, non mi ci accompagno. Io se avessi 20 anni di meno, non mi ci accompagnerebbe niente con uno così. È molto pieno di sé. Ah, Preferirei uscire con Francesco Chiofalo, mi certo, divertirei più di di più. cuore, più Mi di cuore. divertirei di più, mi Ma sai divertirei che di c'è? più, Gli uomini sicuramente. molto pieni di sé, non vorrei dire delle banalità, ma insomma è quasi sempre così, essendo pieni di sé, non hanno tempo di dedicarsi alla compagna e quindi Assolutamente no. sei Certo. l'ombra, stai nell'ombra, quindi a chi piace questo tipo di posizione, ben venga. Certo, tornando alle separazioni, quelle che hanno fatto Degradanti. storia, no? I suoi cadanti, io vi racconto una cosa molto divertente. Tanti, tanti anni fa, nel 1995, parlando di separazioni via comunicato stampa, nel 95 Daniel De Luis, grandissimo interprete, lo conosciamo, bellissimo, lasciò via fax Isabelle Jeannine dicendo: "Non sono pronto per fare il padre". Così, eh? Senza dire Pensate. niente la lasciò. Isabella Jeannine, parliamo di una bellezza infinita. E poi si scoprì che c'era tutta un'altra realtà dietro a questo, praticamente. Lui aveva già un'altra donna, quindi non sapeva come liberarsi di quest'altra. Insomma, guarda, delle cose allucinanti. Quindi questo per spiegare che dietro ad un movimento del genere di Manuel c'è una tattica ben precisa, c'è altro, c'è dell'altro. E questo l'altro lo sappiamo benissimo qual è. Ha fatto comodo Lulù, tutto qui. Per Ma questo è sicuro, eh? emergere, appunto, è stata una cavia, povera Lulù, veramente. Diciamo che alla fine ci ha rimesso le penne, però l'immagine è stata sporcata di Manuel, perché lui diceva proprio questo a Verissimo, diceva che via social ci sono stati anche delle minacce. Da parte, ma è normale perché poi ci sono quelli che sono attaccati all'immagine della coppia. Loro hanno fatto di questa coppia un tale romanticismo che pensavano che tutti quanti dovessero stare insieme per la vita, Anche un po' no? troppo smielato forse all'epoca del Grande Fratello, insomma. Sì, che nascondeva appunto anche un dell'altro, perché le cose troppo smielate non sono mai vere, insomma, la favola. Nella vita reale non si può vivere, no? È normale, quindi. E quindi ecco qui che è finito tutto in un attimo. Boh, adesso Franco Bortuzzo magari c'entrerà in un certo senso perché gli avrà dato un consiglio al figlio, ma io non credo che lui sia un bambino di 2 anni, io credo che abbia una bella personalità ben spiccata e che sappia quello che vuole dalla vita. Manuel, Anche perché l'ha quindi. fatto in un momento preciso, alla vigilia del lancio del suo del documentario del. E infatti, ecco così, l'8 maggio, infatti, esce questo docufilm su Rai 1 in cui ci sarà Alessio Boni e la regia di Umberto Marino, che ricordiamo che è un grande regista. Ricordo, volevamo gli U2, un vecchio,
Vabbè, ero piccola io. E quindi Manuel, diventerà non solo attore, ma diventerà anche qualcos'altro sulla scia di questo. Vabbè, Senti Paola, purtroppo, mi sta dimmi tutto. ossessionando sul telefono che ti ha visto in Chi è? onda tutti i sabati, aspetta il suo momento. Vuole che lo saluti un certo Fabio Nuvolone, è innamorato pazzo di te. Mi sta scrivendo, stai in onda per favore, glielo dica per favore su Facebook Messenger. Salutami sto Fabio Allora, Nuvolone Fabio, che... Eccola! ciao, Questo me l'hai ammazzato stasera, buon weekend Fabio. Che vi eh? devo dire? Scriveteci e seguite soprattutto Rotocalco 264, sempre e Grazie comunque anche le altre Paola! trasmissioni di cui sono. Paola, sei tremenda. Ma Paola, non puoi capire quanti uomini piace, tu non hai idea. Cioè, è una piaciona proprio, è una No, ma piaciona. piace il fascino della tardona. Ma che, della biondona. Sei tremenda, No, Paola, ribadisco Paola, sei tremenda. lo sai che io non mi prendo mai sul serio. Io sono una molto. Gioco anche con me stessa, con la mia immagine. Per cui mi piace molto giocare e non. Diciamo che sono una donna. Sì, è vero che mi piaccio, ma mi piaccio anche con le mie imperfezioni, Roberta. E me ne faccio anche un vanto. Senti, comunque ti posso dire una cosa, che con qualche esperienza in video, insomma, sono 30 anni che lavoro in televisione, ti dico che tu hai una capacità comunicativa pazzesca. Primo, sembra che esci dallo schermo, sei solare. Io sai che ti dico? T'approvo pomeriggio 5 che lo conduci te. Vai, mo vado a No, parlare con i dai, dirigenti, no, l'amichetta tua no, Carmen, come si no, 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 chiama? Carmelita. Glielo diciamo che un annetto sta a casa, tanto sabbatico, c'ha talmente tanti soldi che manco lo vede un l'anno anno, sabbatico, e lo no, ma a facciamo me fare a Paola basterebbe, no, Aspri. no, Può no, ma a me condurre la pupa e il basterebbe, secchione. Ma allora, come tutto può secchione condurre. sarebbe divertente, guarda, mi piacerebbe tantissimo, ma anche un reality più minore, insomma, ma io voglio con Roberta insieme a me, anche te, dai, come opinionista a posto di E vai! Nicola Savino, dai. Facciamo il tris, lui è il Savino della io situazione! non sono televisivo anche se sono nato in TV, però insomma. Ma Lui questo sai che non era vuol nominato dire. un rompiscatole, correggeva le bozze sui giornali, no, Ah degli sì, articoli. dai, Sì, quindi un benissimo. rompisca, rompino lo chiamavano, perché Ma si che accorge di segno tutto, sei? capite? Che Beh, lui è segno carta sei? stampata, quindi Ma lui che sei? Cancro? Vabbè, allora sì. Sei molto precisino, molto mamma attento mia. alle virgole. Il cecchino Però veramente. sei uno a cui piacciono molto le donne. Come farne a meno, direbbe qualcuno. Cancerino è Come farne a sensibile. meno, direbbe Il qualcuno. cancerino è sensibile, Eh dai. certo, è sensibile, poi è pure calabrese. Anche. Sì. Allora, non so se è un aggravante questa cosa, come detta così. C'ha un sacco di tresche, io però non posso fare nomi perché poi lo metto in difficoltà. Un No, scusa, trescone. allora facciamo un po' di gossip, La dai, un prossima grosso puntata la mondo, facciamo dai. su Antonia Rabbia, Facciamo un vai. po' di gossip su Antonia Rabbia, dai, del segno del cancro. Ma sei nata a fine giugno o luglio? Fine giugno. Fine giugno, benissimo. Guarda, per il cancro va abbastanza bene, eh? Quindi ho detto Bello. tutto. Va bene? Senti, ma l'Ariete non mi ha detto niente, io che fine devo fare? Guarda, l'Ariete va benino, però deve stare leggermente attenta, guardarsi molto le spalle. Aie, aie. Io sto di Ma guarda, lato, questo lo dico anche a me, però guarda, ti posso dare una cosa, una dritta. Con questa luna in leone da oggi, che durerà fino a lunedì, noi segni di fuoco, abbiamo più potenza, più forza, tenacia e una maggiore fortuna. Oh, meno male. Va bene? Fosse che vinco il gratta e vinci. Ma perché non lo fai? Scusami. Adesso vado a giocare, dopo che vi ho lasciato vado a giocare Hai io, visto? dai. È una buona idea. Grande Bocca al lupo. Paola! Ringraziamo Ciao Paola Aspri, grazie per questo collegamento e buon fine settimana. Ciao Paola! Roberta, ciao Antonio, Ciao mi Paola! raccomando, fate un buon Ciao! weekend.
Ciao. Grazie anche a te. Ciao. Allora, si conclude qui questa lunga puntata di Rotocalco 264 dalle 14 alle 18.30. Avete avuto la gentilezza di seguirci. Noi sì, l'ho visto perché continuamente venivo tassata di messaggi durante la diretta sui social. E, bene, io vi ringrazio per essere stati con noi. Ringrazio la regia Emanuele Forcina, ringrazio Antonio Arabi, il nostro opinionista. Grazie a voi, grazie ma a te, Roberto. Soprattutto ringrazio voi da casa che ci avete seguito con l'affetto di sempre. Roberta Feliziani vi aspetta sabato prossimo dalle 14 alle 18.30 in una lunga diretta per darvi tutte le novità della settimana o rivisitazioni e approfondimenti. Grazie, al buon fine settimana, ci vediamo sabato prossimo. Ciao!